Dunque, Marcello Falserano, contro la Salernitana avevamo visto forse il Perugia più bello della stagione, contro il Verona, merito anche degli avversari, il Perugia ha fatto forse, diciamo, nella prestazione di squadra un piccolo passo indietro. Il primo tiro in porta è apparso forse tardivo, però la reazione dopo il 2-1 c'è stata e per poco non ci scappa la rimonta. Quali rimpianti e secondo te in cosa dobbiamo migliorare, pensando al Padova che è un'altra squadra tra virgolette fisica? Rimpianti, sinceramente non ne ho di rimpianti, so che io e i miei compagni abbiamo dato tutto stasera e quando dai tutto esci dal campo senza neanche più un filo di gas, vuol dire che hai dato tutto e rimpianti quindi non puoi averne. Sicuramente dovevamo essere un po' più attenti, essere messi un po' meglio in campo, nel senso che nel primo tempo abbiamo corso tanto, loro erano molto bravi a palleggiare e quindi dovevamo limitarli un po' su questo per non spendere, ecco, energie inutili. E niente, in settimana rivedremo, ecco, tutti gli errori e le cose fatte bene, perché secondo me ci sono state anche cose fatte bene e cercheremo di portarcele per la prossima partita a Padova. A proposito del Padova, a proposito di Bisoli, cosa temi maggiormente dei biancoscudati? Loro sono una squadra, soprattutto in casa, hanno un bel pubblico, sono una squadra. Dal mercato di gennaio hanno preso dei giocatori di esperienza, di categoria, hanno bisogno di fare punti loro, quindi sarà una partita sicuramente molto dura, anche dal lato loro sono molto fisici, quindi dovremo essere molto bravi, attenti e cercare, ecco, comunque di continuare noi sulla nostra strada, dobbiamo fare le nostre giocate e cercare di esaltare le nostre caratteristiche. Senti, io dopo aver visto la tua partita contro la Salernitana mi sono esaltato e ti ho paragonato al primissimo Di Livio, perché ho visto che cercavi il campo, lo cerchi il fondo del campo con costanza, metti sempre belle palle. Ti rivedi un po' in soldatino oppure no? Sì, parecchie volte mi ci hanno accostato, quindi evidentemente ho un gioco molto simile a lui. Sono contento di questo. Cerco comunque, io cerco sempre di fare il meglio per la mia squadra.